Benvenuti, siamo con Roberto Lipari, comico, attore e conduttore televisivo. Benvenuto Roberto. Ciao, grazie, grazie. Ecco, Roberto, nella tua attività di comico e attore hai molto parlato di scuola. Nel film Tutto a posto hai estremizzato alcuni aspetti negativi del mondo universitario. Cosa ti ha spinto e ancora ti spinge a parlare di scuola in chiave comica, ma anche critica? Allora, diciamo, partiamo dal presupposto che quando qualcuno qualcosa la vuoi bene, gli fai complimenti quando fa bene e gli dici dove sbaglia quando fa male, perché se non te ne frega niente, non glielo diresti mai. E qui, siccome mi frega molto della scuola, del mondo dell'istruzione, penso, io dico sempre, potrebbe arrivare qualunque tipo di crisi in questo paese, abbiamo affrontato quella sanitaria, abbiamo affrontato quella climatica, affrontiamo da sempre quella economica, perché da quando sono nato c'è la frase c'è crisi, quindi credo che la affrontiamo da sempre. Ecco, qualunque crisi può affrontare un paese come il nostro, se sei preparato a livello culturale la sa gestire meglio. Quindi se c'è un cavallo su cui punterei sempre, quello della cultura. E la cultura passa tramite la scuola. E siccome la scuola capita spesso di non fare tutta la perfezione, diciamo, ecco, per usare un eufemismo, allora ecco per questo ne parlo sempre. Nel film Tutto a posto parla proprio del lato del baronato universitario che ho vissuto in prima persona, perché ero un ex studente di medicina e credo di aver salvato molte più vite non facendola più medicina. Però l'ho conosciuto quel mondo lì, e infatti lì è stato facile scrivere quel film perché il mondo era già scritto, cioè era già paradossale di suo, il mondo universitario c'era poco da esagerare comicamente. Quindi ecco, ne parlo perché la voglio bene, la scuola, voglio bene l'istruzione e quindi anche quando sbaglia diventa un'occasione per farglielo notare e uso il linguaggio che è più consono che la comicità. Ecco, tu sei stato in un liceo palermitano ad una conferenza sul bullismo e cyberbullismo. Per raccontare cosa è possibile fare per contrastare questo fenomeno, hai portato l'esempio di una favola, quella di Cappuccetto Rosso. Ci spieghi il perché di questa scelta e qual è la morale? Ma, allora, diciamo che Cappuccetto Rosso ha una morale di suo, la favola, no? Che quello che ci hanno sempre detto, di ascoltare i genitori in qualche modo, perché la mamma gli aveva detto di stare attento dentro il bosco, eccetera, eccetera. Ecco, però secondo me c'è anche una profondità in più, perché c'è una figura che a me ha fatto, che mi ha fatto sempre un certo effetto, che è il cacciatore. Del cacciatore non sappiamo il nome, non sappiamo perché era lì, non sappiamo niente. Sappiamo solo il mestiere, che è il cacciatore. E questo cacciatore a un certo punto sente un rumore, sente qualcosa, va a casa della nonna e risolve la storia. Mi ha sempre affascinato questa figura perché quello che fa, la favola si dovrebbe chiamare la favola del cacciatore, non Cappuccetto Rosso che fa tutto il danno. Perché il cacciatore, in parallelismo col bullismo, potremmo dire che il Cappuccetto Rosso è la persona bullizzata, e il lupo cattivo è il bullo, tant'è che si chiama cattivo di cognome, lupo cattivo, cioè non è che si chiama Giuseppe, no, si chiama lupo cattivo, perché evidentemente cattivo era pure suo papà. Perché il cognome si eredita, quindi di solito chi è figlio dei cattivi viene fuori ancora più cattivo. E il lupo cattivo è il bullo, mentre il Cappuccetto Rosso, come diceva, appunto, è la bullizzata o il bullizzato. Il cacciatore è colui che interviene, che è la maggior parte di noi, perché diciamo che in un fenomeno di bullismo gli elementi di solito sono due e gli altri sono quelli che sentono il rumore, che possono intervenire e cambiare la storia. Quindi penso che alla fine tutti quanti siamo chiamati a fare i cacciatori, cioè a non tirarci indietro, nel caso del cyberbullismo evitare che un video diventa virale, ritirarci da un commento, fermare qualcun altro, nel caso del bullismo nella vita poter denunciare, sostenere chi è vittima, ecco, dobbiamo intervenire, solo in quel caso tutti vivranno felici e contenti. Ecco Roberto, oggi hai raggiunto il successo, ma riguardando indietro, come ti ha segnato l'esperienza scolastica nel percorso che hai fatto fino a qui? Ah, io non lo so se ho raggiunto il successo, perché il successo è sempre una cosa relativa, nel senso che per me mia madre e mio padre sono persone di successo, ma nessuno le conosce. Ecco, cioè, quindi il concetto di successo a volte in un mondo prettamente capitalista sembra quasi quando fai una bella carriera, ma il successo secondo me è alto. Però detto questo, io alla scuola devo tantissimo perché è lì che ho incominciato a
le prime relazioni sociali ed è lì che forse ho scritto le mie prime battute, si è creato il punto di vista che è la base della comicità, perché il comico, almeno nel mio caso, il comico d'osservazione, se non si forma uno stato culturale per poter osservare il mondo, non esisti, non è un tuo punto di vista, non hai un modo comico di raccontare quello che noi tutti vediamo ogni giorno, perché alla fine la comicità è quella, è raccontare quella verità che tutti vediamo in modo comico e magari anche solo dirla la verità, che è taciuta da tutti, diventa comicità. Quindi la comicità dove si, la scuola è dove si forma tutto questo. E io, per esempio, cito nel mio spettacolo tutto una cosa che realmente disse una mia professoressa di biologia, e io l'ho riportata nel mio spettacolo per farti capire che sono cose che ho scritto a scuola e che ancora uso, che lei una volta fece una gaffe che disse: oggi parleremo dell'anidride carbonica e di altri gas che in questo momento mi sfuggono, e noi abbiamo riso tutti. E allora da lì, per esempio, quella cosa lì semplicemente l'ho presa, l'ho riportata, e a volte la comicità nasce proprio tra i banchi di scuola. Quindi per me è stato fondamentale il passaggio della chissà magari qualcuno per adesso tra i banchi ci saranno comici sicuramente più bravi di me che stanno nascendo. Ecco, tu mi dicevi prima anche che tu la scuola l'hai vissuta, ma è stato anche uno dei tuoi primi palcoscenici, perché hai parlato, sei andato nelle scuole per parlare di legalità. Ci spieghi questo aspetto? Sì, io ho, quando inizio a fare questo mestiere, lavoravo per un'agenzia che vinse un appalto per fare gli spettacoli sulla legalità nelle scuole. Allora io già ai tempi scrivevo, ero autore di altri comici, allora scrissi questo spettacolo, eravamo in quattro, e è stato il mio primo ritorno a scuola. Io giravo per le scuole di Palermo a parlare di legalità, e che poi lì dipende in che zona vai di Palermo, non è a volte sempre semplice parlare di legalità, perché ci sono ancora dei nomi che tuttora danno fastidio, e quindi è stato interessante. E lì ho scritto forse un pezzo che... alcuni dei pezzi più belli che ho scritto poi nella mia vita, l'ho scritto in quel periodo, perché ero mosso da un grande obiettivo, che era più grande di me forse, perché parlare di legalità è qualcosa che è ancora più grande di me. Però in quel caso la comicità diventa veicolo, perché la comicità è una macchina su cui dentro puoi metterci tutto quello che vuoi, puoi metterci solo la risata di pancia, solo lo sberleffo, oppure ci puoi mettere anche il contenuto. E in quel caso la comicità è diventata un veicolo meraviglioso, che secondo me anche a scuola andrebbe usata. Io la studierei, la scuola dovrebbe studiare la comicità, perché è la più alta forma di evoluzione. Quando la scimmia, diciamo, poi diventa uomo nell'evoluzione, ecco, raccontata così un po' sbrigativamente, e perde la forza bruta, questo mentre la medicina l'ho scoperto, perde la forza bruta l'uomo nell'evoluzione, e si sviluppa un'area del cervello che gli animali non hanno, che è quella dell'ironia. Quindi l'ironia è la più alta forma di evoluzione dell'uomo. Io a scuola la studierei la comicità, studierei i comici, perché secondo me fanno parte della letteratura, e stiamo parlando non di una letteratura qualunque, ma forse della più alta che esiste. Se ci pensiamo, la Divina Commedia è un'opera satirica, ed è quella che ci ha resi più famosi in tutto il mondo. Gli ultimi Oscar, se pensiamo, hanno vinto, candidati sono stati Troisi, Benigni, il Nobel l'ha vinto Dario Fo. In questo paese la comicità è la fondamenta, e sono le fondamenta di questo paese. Ecco, traggo spunto da quella idea che hai detto ultimamente per porti un'ultima domanda. In un tuo video su un canale social hai parlato di come oggi sia abitudine realizzare contenuti semplicemente ripubblicando altri video, in pratica non utilizzando più la nostra vena creativa. In un'epoca dove l'intelligenza artificiale può realizzare molti contenuti, cosa comporta la riduzione dell'uso creativo della nostra intelligenza? Io penso che creare è una delle grandi fortune, un'altra grande fortuna che abbiamo in quanto esseri umani. Anche lì gli animali non possono creare, non possono ridere, non possono fare ironia, non possono creare. E quindi noi siamo nati esseri umani, dobbiamo approfittarne. Se noi da esseri umani non creiamo qualcosa, non facciamo ironia, non ridiamo, stiamo sprecando probabilmente un'occasione. E l'intelligenza artificiale secondo me è figlia di un periodo in cui ci siamo abituati a riportare, non più a creare. Sui social va forte un trend, lo facciamo tutti,
E fai numeri, fai TikTok, fai visualizzazioni, chiudi un contratto, c'hai soldi, ti chiama un'azienda, ma non hai fatto niente. E vogliamo, anzi, tra l'altro, violentiamo una parola che è creatore, perché se tu parli con chi fa questo di mestiere e non ha mai inventato nulla, perché c'è chi lo fa e ha inventato molto, e quello è veramente un creatore, ti dice io sono un creator. Ma di che? Cioè, quindi siamo in un mondo in cui l'intelligenza artificiale non è casuale che arriva, è la risposta. Perché non poteva mai arrivare l'intelligenza artificiale a attecchire mentre c'era Caravaggio, perché in quel periodo storico il plagio, anzi, era visto come veniva citato, veniva detto da chi veniva presa l'idea. Invece oggi siamo in un periodo in cui tutti plagiamo, citiamo frasi di altri, costruiamo dei format prendendo un pezzo di qua, un pezzo di là, che è esattamente quello che fa l'intelligenza artificiale. A questo punto, mancando la fase di rielaborazione, che può fare benissimo meglio anche un software, come la facciamo noi oggi, che non è una vera e propria rielaborazione, consegniamo all'intelligenza artificiale la possibilità di attecchire. Questo secondo me la parte di colpa ce l'ha anche il pubblico, perché se non avessi un senso critico per capire che quello non è creare, allora probabilmente quella cosa non attecchirebbe. Però io penso che per quanto possiamo parlarne e te, questo è un processo inevitabile. E in un mondo in cui ci piace un po' che le cose siano finte, viviamo in un periodo di liti finte, di storie finte, che alla fine, anche se noi sappiamo che sono finte, va bene a tutti. Perché no? Perché non vivere in un mondo in cui è finto anche che non c'è niente di vero dietro un pensiero e che c'è un'intelligenza artificiale? Penso che ci conviveremo con tutto questo perché è inarrestabile, ma io almeno volevo dire che quando è successo, io ho difeso la vera. Il vero mondo della creazione, ecco, perché poi alla fine la storia è così. Ma tu da che parte stavi in quel momento? Io voglio stare dalla parte di quelli che credevano ancora che creare fosse un'altra cosa. Grazie Alberto Liber per essere stato con noi. Grazie a te.